Siamo a San Marino con Antonio Capralica, che ha presentato il libro Ci vorrebbe una Thatcher. Che immagine esce della Lady di Ferro, attuale e quella del passato? Sì, attuale e soprattutto la radicalità del suo pensiero. La Lady di Ferro non ha solamente cambiato l'economia inglese resuscitandola, soprattutto ha cambiato la mentalità dei suoi connazionali, e questo ha consentito alla Gran Bretagna di tirarsi fuori dalla peggiore crisi economica che avesse conosciuto fino a quel momento. Ecco, di questo abbiamo bisogno anche noi, cioè di un leader politico capace di un pensiero radicale, capace di rovesciare i paradigmi accettati e di capire che ad esempio da noi è veramente tempo urgentissimo di una rivoluzione liberale. L'attualità della Lady di Ferro sta soprattutto in questo, nella sua attività, nella sua opera storica. Naturalmente ci sono luci e ombre, alti e bassi, è la donna che ha guidato gli inglesi alla riconquista delle Falklands a 13.000 km di distanza, qualcosa che certamente solo la Gran Bretagna avrebbe potuto fare e in effetti ha compiuto. È anche la donna che ha affrontato in campo aperto i sindacati dei minatori, infliggendo loro una sconfitta durissima, ma è anche la donna, e quindi quello è certamente uno dei punti forse più criticabili della sua carriera politica, ma è anche la donna che ha restituito al suo paese orgoglio, dignità, la consapevolezza di un grande passato e della possibilità di un grande futuro. Se Blair è riuscito a costruire quella che poi è diventata famosa come la Cool Britannia, questa Inghilterra affascinante che ha conquistato la fantasia, i cuori, la passione degli europei della fine del Novecento e non solo degli europei, le fondamenta le ha messe la Thatcher. E la grandezza di Blair è stata quella di non rovesciare le riforme di chi l'aveva preceduto. Se anche gli italiani imparassero a fare così.